Partono dallo stadio olimpico i marciatori della 20 km. È la prima volta che questa gara è in programma. I tecnici e gli intenditori sono perplessi. Non è atletica e non è nemmeno podismo. 20 km non sono nemmeno gran fondo e la si considera una prova ibrida da abolire per Tokyo. Comunque la lotta è dura. Con movimenti aritmici, per nulla estetici, quasi innaturali, i marciatori si danno battaglia. Sfilano assumendo le posizioni con stravaganti acconciature, il passo burattinesco. Qualche purista e raffinato dei giochi afferma è la comica finale. Un russo guida la corsa. Insegue poco distante il forte australiano Freeman. Dopo un'ora, 34 minuti e qualche decimo, il sovietico Golubnichi è primo al traguardo e riceve l'irriducibile Freeman secondo con un abbraccio. Alla premiazione una medaglia di bronzo all'inglese Vickers, terzo arrivato.